Caro investitore, bentornato in questo video. Te l'avevo promesso e in questo video vedremo quali sono quelle strategie, quegli step che noi adattiamo e adottiamo ogni giorno nella nostra vita per rimanere motivati e quindi per fare quelle azioni che ogni giorno è necessario fare per raggiungere i nostri obiettivi. Perché ricordiamoci che un obiettivo di vita, un obiettivo finanziario, un obiettivo di qualunque tipologia esso sia, non si raggiunge facendo due, tre azioni, tac, raggiunto l'obiettivo. Almeno che non sia un obiettivo speech, un obiettivo semplice, ma gli obiettivi quelli importanti hanno bisogno di essere suddivisi intanto in micro obiettivi, ma poi per raggiungere questi micro obiettivi che ci portano a raggiungere il nostro traguardo di vita, il nostro traguardo importante, abbiamo bisogno di fare azione tutti i giorni, ogni giorno fare una piccola azione che ci avvicina sempre di più al nostro risultato. E per far questo abbiamo bisogno di focus sicuramente, ma soprattutto di motivazione, perché non è che tutti i giorni, e siamo tutti umani in questo, siamo super motivati, siamo carichi, troviamo la carica dentro di noi per dire mi alzo, wow, spacco il mondo, lo faccio. A volte ci sono dei giorni no, e per questo ci sono delle strategie per far sì che questi giorni no siano sempre meno e far sì che noi siamo sempre quanto più possibilmente motivati per raggiungere i nostri obiettivi e fare la nostra azione quotidiana. Ecco quindi le strategie che noi utilizziamo e che abbiamo implementato e che sono state essenziali per me. Prima di spiegartele, però, voglio vedere insieme a te perché è importante rimanere motivati e perché è così difficile, soprattutto all'inizio. Allora, perché è importante? In parte l'abbiamo già detto, perché se noi non siamo motivati, magari diciamo, ma oggi questa cosa non la faccio, dai, la faccio domani, poi iniziamo a dire la faccio domani, noi non la facciamo più. Il nostro obiettivo, magari che ce l'avevamo posto inizio anno, no? Con i propositi che ci facciamo tutti a inizio anno, iniziamo a spostare, diciamo, vabbè, dai, ormai lo faccio l'anno prossimo. E così magari portiamo avanti l'obiettivo negli anni, negli anni, negli anni, non lo facciamo mai, a un certo punto ci rassegniamo. Il perché invece, un po' come la dieta, no? Il perché invece è così difficile, soprattutto all'inizio, è perché per implementare magari determinate strategie che ci aiutano a rimanere, focalizzati, motivati, o comunque per mantenere la nostra motivazione che abbiamo, sotto un certo punto di vista, dentro di noi, no? Perché se abbiamo un obiettivo forte, un obiettivo ardente, un obiettivo che, viene davvero dal nostro cuore, comunque che è il nostro obiettivo di vita, siamo motivati. Eppure, nonostante abbiamo questa motivazione innata, vera e pura, come piace chiamarla a me, a volte ci abbattiamo. E a volte ci abbattiamo talmente tanto da non riuscire più a fare quelle azioni. Addirittura ci sono persone che dicono: ma sì, è vero, questo era il mio obiettivo, questo era il mio sogno, però, sai, non è così importante. Mi hanno detto che è una stupidata, mi hanno detto che non posso farcela, e allora, vabbè, dai, sai cosa faccio? Lascio stare, sto nell'ordinario. Perché devo fare quello sforzo in più straordinario dove le persone mi dicono dietro, mi dicono che non posso farcela? Alla fine io mi accontento, a me basta questo. Ecco, a volte capita questa situazione qua. Io ne ho conosciuti tanti di imprenditori, aspiranti imprenditori o investitori che hanno mollato per circostanze esterne, perché le circostanze esterne hanno influito effettivamente sulla loro motivazione e li ha fatti smettere, li ha fatti demordere, non li ha fatti andare avanti nel raggiungere i propri obiettivi. E quindi, quali sono quelle strategie che si possono adottare? Io ne ho identificate 7. Vediamole insieme. Numero 1, l'abbiamo già visto nel video precedente, tra l'altro se non l'hai visto ti invito ad andare a riguardarlo, magari hai finito questo video, che è una routine mattutina, comunque giornaliera di successo. Iniziare bene la giornata, essere metodici, aiuta in maniera importante a darsi il ritmo, entrare in un loop positivo nella giornata per poi fare le azioni più importanti che sono quelle che ci avvicinano al nostro obiettivo. Per esempio, se hai un lavoro tradizionale, quello che potresti fare è quello di svegliarti un'oretta prima, fare la tua routine di successo, così che entri subito in un loop proattivo positivo. Fare subito quell'azione della giornata importante per raggiungere i tuoi obiettivi e poi entrare un po' nel loop della vita quotidiana. Se invece non hai lavoro tradizionale, sei un libero professionista, un imprenditore, sei già un investitore, bene, fallo lo stesso perché comunque ci sono delle azioni che sono quelle essenziali durante la giornata. Falle subito, le cose importanti dobbiamo farle subito la mattina. Quindi una routine positiva che subito a livello di mindset ci indirizza a: ok, tutto va bene, posso farlo e ci motiva durante la giornata. Quando ci si sveglia bene, si parte bene. E poi subito dopo fare l'azione più importante, perché noi ci siamo svegliati, ci siamo motivati, abbiamo fatto una routine positiva, proattiva, di successo, siamo nel momento di carica, faccio subito quell'azione importante. Così che una volta fatta, il mio piccolo giornaliero l'ho portato avanti. Qualunque cosa succede poi durante la giornata,
Amen, io quel passo che devo fare per avvicinarmi all'obiettivo comunque lo porto a termine. E questo è importante, farlo subito la mattina appena ci si sveglia, dopo la routine di successo. Punto numero due, è importante anche focalizzare i propri obiettivi. Avere bene in mente quali sono i propri obiettivi e magari focalizzarli ogni mattina durante la meditazione oppure andare, l'ho visto fare molte volte, io qui stesso a sinistra, tu non lo puoi vedere, ho alcuni obiettivi imposti, io li metto a livello numerico perché mi aiuta, sono una persona un po' pragmatica, però li guardo. Guardo i miei obiettivi e dico, ok, quest'anno devo ottenere questo risultato, lo vedo sempre, mi sveglio, lo vedo, qualcuno lo mette come schermo del telefono, come schermo del PC. Avere anche degli stimoli esterni che ci ricordano perché lo stiamo facendo. Sembra banale, ma in realtà ha un effetto straordinario, perché questo manda delle informazioni costanti al nostro subconscio che automaticamente ci riporta la memoria a devi farlo per questo, ci manda emozioni positive, ci rimanda la carica, quindi focalizza i tuoi obiettivi ogni giorno, visionali nella meditazione, se fai meditazione o tienili sempre vicino a te, così che potrai sempre ricordarti perché lo stai facendo e qual è effettivamente l'obiettivo finale. Suggerimento numero 3, crea anche una routine formativa giornaliera, ogni giorno impegnati a interiorizzare, ad acquisire nuove informazioni di valore, potenzianti di successo, non spazzatura, non focalizzarti, non leggere cose che ti fanno stare male, non ascoltare notizie negative, ma ogni giorno impara cose nuove, ogni giorno obbligati a diventare una persona migliore del giorno precedente, quindi formati ascoltando podcast, io quando guido ascolto podcast, quando vado in palestra ascolto podcast, quando corro, quando cammino ascolto podcast, perché questo mi permette di assimilare da una parte informazione e formazione, quindi sto crescendo, e dall'altra acquisisco comunque delle informazioni, delle parole potenzianti che mi obbligano a stare sempre in un mood positivo. Immagina se invece che ascoltare formazione, informazioni potenzianti, ascoltassi magari costantemente informazioni negative, c'è crisi, è un disastro, non c'è lavoro, è una merda. Immaginati di ascoltare in loop il telegiornale, muori. Quello che succede è che pensi che tutto fa schifo, il mondo fa schifo, stiamo vivendo per caso. E inizia a non fare più. Quindi impara a formarti e a creare dei momenti della giornata per acquisire informazioni, formazioni positive. Sia a livello di skills, quindi imparare effettivamente formazioni pratiche che ti servono, ma anche motivazionali, quindi leggi storie di successo, ascolta podcast di persone che ce l'hanno fatta, ascolta video come questi. Entra proprio in tutto quello che è il flow e l'ambiente positivo. Ogni giorno apprendi qualcosa di nuovo e ti avvicini al tuo obiettivo. Suggerimento numero 4, frequenta community online o offline. Intanto, se sei interessato a un argomento specifico, sempre restando nel tema dell'immersione, cioè di far sì che ti devi circondare solo di quell'argomento e entrare a fondo nel quello che ti serve per raggiungere quell'obiettivo e apprendere quelle informazioni, una delle opportunità più grandi, più importanti, più interessanti che abbiamo oggi è proprio quella delle community. E quindi ci sono un sacco di gruppi tematici magari sull'argomento che ti interessa. Vuoi diventare un trader? Cerca su Facebook, cerca nei vari forum quali sono quelle community che danno valore reale, positivo, anche senza doppi fini e che ti permettono di frequentare, conoscere nuove persone online con cui scambiare effettivamente delle esperienze su quell'argomento. E questo ti serve per confrontarti e apprendere ulteriori informazioni vere, reali, di vita esperienziali, che sono importantissime, e poi anche per stare nuovamente in un loop di positività, perché senti tante persone magari che ce l'hanno fatta, senti chi insieme a te sta facendo quel percorso. Ebbene, quello che accade è che inizia a dire, ma ce la sto facendo, perché cosa succede all'inizio? All'inizio del percorso, io mi ricordo questa esperienza, ti racconto questo aneddoto. Ormai lo sai, io sono partito come traders, ho iniziato a fare il traders nel 2014. Dopo 2 anni, 3 anni vivevo di trading sostanzialmente, ma non è stato sempre così semplice. All'inizio ho pensato spesso di mollare, perché io dicevo magari ai miei amici, alle mie compagnie abitudinarie, ma io voglio fare il trader, ho mollato il mio lavoro tradizionale e mi davano 1500-1600 euro, adesso voglio fare il trader a tempo pieno, quindi mettermi davanti al computer, fare le mie operazioni e godermi la giornata, godermi la vita, poter farlo in qualunque parte del mondo. Cosa pensi che mi dicevano tutte le persone che magari mi avevano visto crescere, con cui ero uscito fino ad allora? Mi dicevano, ma guarda, non ce la puoi fare, non funziona sta roba, devi essere laureato, non sei laureato, ti hai fatto una scuolaccia, neanche con buoni voti, non può funzionare, devi essere una persona
intelligente, che ha fatto determinati percorsi, devi essere, non è per tutti, devi essere ricco. Ebbene, un sacco di cazzate che poi si sono rivelate tali, che però all'inizio mi demoralizzavano e quindi non riuscivo a concentrarmi, a focalizzarmi in quello che volevo fare. Mentre iniziare a circondarmi anche di persone online, offline, che o stavano facendo il mio percorso e quindi mi facevano sentire meno solo, perché io dicevo, parlavo anche con loro, dicevo no, io voglio fare il trader, e loro non mi dicevano più no, non ce la puoi fare, una cazzata, e mi dicevano ma sì, anch'io ce la stiamo facendo, guarda, questa settimana ho chiuso la prima settimana in profitto, vai, ce la puoi fare. E mi teneva sempre nel, allora c'è qualcuno che lo sta facendo, è possibile, e soprattutto frequentare poi persone che sono già arrivate aiuta tanto. Infatti questo ci riporta poi al nuovo punto, che per me è uno dei punti più importanti, il punto numero 5, frequenta eventi dal vivo. È un po' molto simile al punto numero precedente che ti ho detto, quindi frequenta community online e offline, ma qui proprio vai agli eventi, prendi la macchina, prendi la bicicletta, prendi quello che vuoi, frequenta quanti più eventi offline puoi, perché devi parlare, devi conoscere, devi fare relazioni, anche eventi non strettamente di settore. Vuoi diventare un trader? Cosa ti serve per diventare un trader? Torno a questo esempio, ti serve sostanzialmente la conoscenza, e quella la puoi acquisire nelle community online, nelle community offline tematiche, ma poi ti serve anche il mindset, ti serve rimanere in un flow positivo. Vai, frequenta ambienti imprenditoriali, frequenta ambienti di investitori, frequenta persone che hanno ottenuto già quei risultati, offri una cena, fai qualcosa, incontra. Questa possiamo riassumerla come l'arte del networking. Devi conoscere persone, devi stare quanto più tempo possibile con persone che ce l'hanno fatta, che hanno ottenuto con i mezzi che vuoi tu o con altri mezzi i risultati che vuoi ottenere, perché questo ti contamina. Per me è stata la cosa più importante in assoluto, per due motivi. Il primo motivo: perché intanto crea dei contatti, che se sono contatti di successo e importanti, ti velocizzano magari il business, l'investimento, perché possono darti capitali, insomma ti possono tornare utili. In secondo luogo, perché quando inizi a stare frequentemente e stai più tempo che puoi con queste persone, offri la cena, fai qualunque cosa per stare con queste persone, quello che succede è che inizi a annusare, a vivere un'energia, a sentire delle conversazioni dove magari i soldi sono o i successi sono all'ordine del giorno. Ti faccio un esempio pratico. Io all'inizio, quando ho iniziato a frequentare questi ambienti, mi sentivo anche un po' a disagio, ma è normale, è importante, va bene lo stesso, tanto che a me piace tanto una frase che dice che se tu sei in un evento, in un posto, e in quel posto, in quell'evento sei la persona più intelligente, più ricca, più famosa, ecco, magari sei nel posto sbagliato, perché le altre persone, è un po' brutto dirlo, ma non possono darti quel qualcosa, se tu magari che darai agli altri, ed è altrettanto positivo, però non sempre. Se vogliamo crescere dobbiamo stare con persone più importanti. Vabbè, torno al mio aneddoto. Ti stavo raccontando che all'inizio non avevo molti soldi, chiaramente io sono partito dal basso più assoluto, e facevo di tutto per stare con queste persone, dove magari il mio guadagno settimanale era 100 euro, io mi ricordo all'inizio portavo le pizze, guadagnavo veramente poco, però spendevo magari tutti quei soldi per pagarmi quella cena in quel ristorante un po' di lusso, per stare con determinate persone che parlavano di quello si parla, di quando si è già arrivati, no? Ho comprato quell'immobile, ho comprato quella casa, ho guadagnato 10.000 euro, ne ho spesi 20, ah beh, come è andato sto mese? Ma insomma, 30k, 50k, abbiamo fatto la proposta della vendita dell'azienda a 2 milioni, e io ero intanto super a disagio, e questo mi obbligava poi a tornare a casa di notte a studiare, a fare, formarmi, motivazione pura, e dall'altra parte dentro di me stava accadendo qualcosa, ossia stavo interiorizzando il fatto che certe cose che per me erano completamente non ordinarie, completamente fuori da ogni logica, fuori da ogni erano completamente straordinarie, in realtà erano normali in altri ambienti. Quindi io sentivo nel mio mondo persone che quando dicevi io guadagnavo 10.000 euro, oddio cosa succede, è impossibile, sei un mostro, magari ti additavano anche, no, come persona brutta, le avrei rubate, queste robe qua. Dall'altra parte vivevo un mondo in cui era l'ordinarietà, e a furia di vivere questa ordinarietà come tale inizi a comprendere che è possibile, e quando inizi a comprendere che è possibile ottenere determinati risultati, che chi li ha ottenuti è una persona normale che è partita come noi, quello che succede è la magia. È la magia che ti porta a iniziare a fare le stesse azioni senza paura, perché hai già visto il percorso battuto, sai che è possibile, hai interiorizzato dentro di te che è normale guadagnare 10.000 euro al mese, che è normale fare determinate azioni, è normale avere aziende, è normale vendere aziende, è normale fare operazioni immobiliari,
immobiliari, cosa che nel mondo ordinario, magari là fuori, ti dicevano: ma va, sei matto. E se non riesci a uscire da quella logica, quello a un certo punto ti ferisce, perché puoi essere motivato quanto vuoi, duro quanto vuoi, ma se continui a essere circondato da persone che ti dicono non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, prima o poi in qualche modo vieni scalfito. Quindi bisogna a un certo punto frequentare quanto più possibile questi ambienti offline, queste persone, per entrare e farsi contaminare. E sempre collegato a questo, trova un mentore. Se ne hai la possibilità, se hai la possibilità che una di queste persone, magari che incontri a questi eventi offline, e per questo è importante andare agli eventi offline, al quale hai offerto una cena, queste persone con cui stai effettivamente passando del tempo, se hai la possibilità di farli diventare uno o più dei tuoi mentori, allora fallo, perché questo velocizza in maniera straordinaria tutto quello che può essere il tuo percorso. Avere una persona che già raggiunge i tuoi risultati, che accetta di farti da mentore, è straordinario. Se invece non accetta, puoi comunque continuare a informarti su una determinata persona, ascoltare tutti i suoi materiali, se ha fatto dei materiali, stare quanto più tempo con lui, senza fare stalking ovviamente, però se sai che va a un evento puoi andarci anche tu, stare quanto più possibile vicino per contaminarsi, comunque, che è assolutamente importante. Punto numero 7 e ultimo punto di questa carrellata: elimina la negatività. Un po' l'abbiamo già detto, togli dalla tua vita la negatività, tutta, quanto più possibile. Ci sono persone vicino a te negative, cioè che tutto il giorno si lamentano e rompono le balle: oh che merda, mi hanno pagato oggi, ma oh, ho già preso la multa, 50 euro, oh, mamma mia che schifo di mese, oh sono le 8 di mattina, 5 minuti di coda, che merda, la giornata inizia. Eliminale queste persone, prendile, eliminale. Se non puoi eliminarle, quando iniziano a parlare, gira le orecchie e fai, cioè basta, gli fai partire una musica, fottitene, non ascoltarle. Queste persone sono per te la morte, uccidono la tua motivazione, uccidono i tuoi sogni, uccidono il tuo entusiasmo nel raggiungere gli obiettivi. Vogliono farti credere che non esiste un mondo migliore. Queste persone vanno eliminate. Elimina le notizie negative, cioè se ascolti, se sei una persona che ascolta tanto il telegiornale, eliminalo, tanto lì troverai solo notizie negative. Se nella tua routine mattutina hai messo le notizie, hai fatto 5-10 minuti, va bene, magari hai letto anche notizie negative, ma sono circoscritte e ferme a quel momento specifico e hanno un'utilità. Invece ascoltare tutto il giorno telegiornale, ascoltare tutto il giorno cronaca nera, queste robe qua, non ti serve, ti fanno male, ti depotenziano, ti fanno pensare che nel mondo ci sono solo cose brutte, c'è solo merda, c'è solo schifezza. In realtà non è così, c'è una faccia della medaglia, c'è anche un'altra faccia della medaglia, quella della positività, quella dei traguardi, quella dei risultati, quella dei successi, quella della soddisfazione economica a 360 gradi. Ascolta quel tipo di notizie e elimina le persone negative, le persone che si lamentano, le notizie negative che ti arrivano, elimina tutti quei fastidi che senti che ti fanno stare male, perché ti influenzano. Puoi pensare di essere la persona più forte del mondo, puoi pensare di essere una persona che non ha bisogno, cioè non ha paura di niente, non lo ferma niente, ma se tutto il giorno tu vieni immerso nella negatività, a un certo punto inconsciamente inizia a pensare che esiste solo quello, e quindi quando le cose vanno male sono normali. No, quando le cose vanno male non sono normali, perché tu in quel momento stai vivendo in un ecosistema di negatività che ti vuole far vedere quello con la normalità. Quando togli quella normalità del successo, allora il tuo mondo cambia completamente. E questo insomma erano un po' gli step, i 7 step che per me sono stati assolutamente utili, le 7 strategie che ho adottato per e adotto tutt'oggi per rimanere costantemente motivato, formato e per raggiungere ogni giorno le azioni quotidiane che mi portano ai miei obiettivi e che ho voluto condividere con te. Quindi ora quello che vorrei fare è, se hai altre strategie che ti sono state utili e vuoi scriverle qua sotto nei commenti, mi fa molto piacere, le leggo volentieri e le condividiamo anche con altre persone che possono leggere i commenti a questo video. Se non sei iscritto a questo canale, iscriviti subito, perché così potrai trovare e continuare a ricevere i nostri contenuti. E poi oggi ho questa maglietta particolare, che ora sembra che faccia la marchettata, in realtà è un piacere che voglio farti, una condivisione che mi fa piacere, che ho già scritto La Confraternita. La Confraternita è un evento che noi abbiamo creato proprio per questo motivo. Io due anni e mezzo fa ormai, quando ho iniziato a voler creare un network di successo, un network di persone che avessero questa mentalità, non conoscevo nessuno, conoscevo poche persone. Così le ho provate a mettere insieme tutte e ho creato un evento a Milano che si chiama La Confraternita, ed è un evento in cui una volta al mese noi ci troviamo ormai da 2 anni e mezzo e condividiamo quello che facciamo, le nostre esperienze, i nostri errori tra imprenditori e investitori. È bellissimo. Senza scopo di lucro, nessuno guadagna niente, però sono nate all'interno collaborazioni, sono nate aziende, sono nate straordinarie opportunità. È girato un giro d'affari alla fine all'interno, perché si creano delle sinergie vincenti con energia
straordinaria, fantastica, perché abbiamo tutti gli obiettivi in comune, siamo tutti ragazzi, siamo tutti giovani, quindi se sei interessato e ti ho detto quali sono gli step che faccio, ti invito, ti do questa opportunità, visto che quando ho iniziato io non c'era, partecipa, è un evento gratuito, fa piacere, trovi qua sotto il link e a me piace molto, io sono assolutamente soddisfatto e contento di quello che abbiamo creato. Niente, con questo video è tutto, prima o poi devo imparare a fare dei video brevi. Perché ogni volta dico, vabbè, dai, questo video è veloce, 5 minuti, ho finito. Cazzo, siamo già oltre i 15 minuti, oltre i 20 minuti, non lo so. Vabbè, a un certo punto mi perdo, mi piace parlare, parlo un po' a ruota libera. Dimmi, scrivimi nei commenti per piacere se ti piace questa modalità, vorresti dei video più schematici, precisi. Io intanto guardo anche gli altri YouTuber, c'è cioè chi fa, la maggior parte sono video molto schematici, 1, 2, 3, e sono belli, ci stanno. Però magari ti piacciono anche di più così, non lo so, te la sparo lì. Fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e se non sei ancora iscritto, www.investiro.it, iscriviti anche alla nostra community. Ciao!